Dicembre 2009, sono le ore 16:30, ci troviamo a Ponte Caffaro per la video intervista a Reduce Benigno Aurelio, classe 1922, appartenente al gruppo di Ponte Caffaro. Aurelio, ti ricordi quando sei partito? Il giorno preciso o no? No. Ma so, di febbraio, dal 40. Ok. Dove sei andato? Belluno. Come mai ti hanno mandato a Belluno? Perché se anche cosa sul foglio matricolare sono stato fatto a Belluno, ho fatto il ridestramento. Dopo i due anni in Russia mi hanno mandato alla Iulia. Ma che volessi me, Ludovico, Ludovico Aurelio, ti hanno mandato a Belluno quando tutti gli altri li mandavano ad Desenzano, come mai tu se non sai perché sei finito a Belluno? No, forse io, ma so, mi appena a me, perché eravamo in due del Caffaro. Chi era l'altro? Quello è morto. Perché ma chi è? Chi era? Bianchi. Bianchi e Votardo, lui era fatto partigiano. Che classe di era? Sono Caller, me. No, ma lì, Caller, Bianchi, lì, e che classe di era? Che classe, coscritti sono insieme. Allora, tre o quattro giorni prima di me, sempre sto insieme fino all'8 settembre. Allora sei andato a Belluno, al 5 reggimento artiglieria alpina. 5 reggimento artiglieria alpina, gruppo Belluno. C'era questo qua di Ponte Caffaro, e c'era qualcun altro di Ponte Caffaro della zona qua, qualche tuo amico? Che era diversi del Garda, da parte del Desenzano. Il mio amico era Bianchi, dopo venne lei da Stor, dopo dico la verità che sono stato insieme un po' ai tiri, insieme a, per conoscere a te, aspetta che raga. Michelangelo. Era venuto in casetta, però lui faceva il corso sotto ufficiale e l'ha mandato a Belluno per no, ai teri, per vedere ai teri. Che suonava fai suonava tu. Perché me lo sa perché gli ha portato come chi arrivava nel 7-8. Sotto ufficiali che fa scrivo, gli ha messo con il corpo di guardia come se andava dentro e gli ha messo il basto sulla schiena e gli ha fatto tutto quello che vuole. Agli ufficiali? Sotto ufficiali. Sotto ufficiali. Era il corso sotto ufficiali. Dopo pure gli ufficiali avevano più visto. Perché quello lì le sta ai tiri insieme nel coro. Proprio la mandava, se vedi che era un'altra che la portava, gli dice sul Piemonte, infatti era la guerra contro la Francia. Sì. Al confine. Che momento sul confine. Che incarico avevi a Belluno? Cos'è che dovevi fare? Tu eri a no, te? Me. Te che fai chi? Addestramento. Perché me era il maniscalco. Ah, tu facevi il maniscalco? Però non ho mai fatto a Belluno il maniscalco. L'ho fatto a Gorizia. E dopo sei andato a Gorizia? A Gorizia, sì. Poi a Gorizia. Al quinto reggimento artiglieria alpina Iulia. Reggimento artiglieria alpina. Alpina gruppo Iulia. Gruppo Iulia. No. E là cosa facevi? Là che ne fa chi? Qua ti mangi in scarpo là? A Gorizia? Sì. Ma
Vai, vai, io ti ascolto. Ma facevo male il calcolo perché se era lei, perché un'altra dovevo andare in Russia. Però c'erano sempre in caserma, almeno in caserma le mani si mascacciano. Non ho mai fatto andare la voglia, ma non è un altro fra i miei. Quel qui era, mi veniva a Belgare, sergente, mani in scalco proprio di che ha fatto la scuola, era grandissima, ha messo la sotto. E gli ha il cappello che era più grande che lui. Però lui abitava a Gorizia, era proprio lì capo al reggimento. Dopo sei andato lì, dopo cosa hai fatto? Dopo l'8 di... Dopo l'8 settembre? Che fa chi? Sono in Croazia. Ma come prigioniero? Come prigioniero o...? No, sono lì, non so perché c'era la mia pigna da mettere di sera, perché gli era arrivati della Russia. Lui che non era mia più perché gli era stato in Russia. In Croazia cosa facevi? Chi? In Croazia, che fai chi? Niente, ganso, veramente notte. C'erano 5 o 6 infatti, no? Era una stazioncina da una linea, sì. Da Gorizia veniva solo a Tervisio. Tervisio. Sull'Adige, sul... E chi era? Sul Gionso, perché festeggiava il Gionso fino in cima. Portava su, e arrivava con quel terreno lì, arrivava da mangiare, infatti non avete voglia, la portava su, come fece a partire di che, no, su, un tono, no, neanche. Che era su, una postazione di artiglieria contraerea, perché chi era sta, gli ha mandato c'è la contraerea. Tutto il lavoro e dopo ne decidono anche l'ultimo che sarà forse sul foglio matricolare, decidono in caserma a Mou, al coso che gli dice il mantenimento, quando che si vede te chiedi in caserma. Al deposito. Dicevano al deposito, non so il perché, ma vedo che sia il camare salire lì, che aveva detto, ma c'è ma da una farmacia, perché gli altri restano in Russia. Sei andato poi? Sei andato? No, perché dopo il regno di settembre, lei in quel punto lì che mi doveva andare caserma, era l'8 settembre. L'8 settembre era il capitano con 108 soldati, mi ha di pieno. Il capitano che aveva la tenda, come se fosse il castagnito, e un'altra siamo lì sotto che era sempre giù di guardia. Quando era stato l'8 settembre, che aveva con me lì, non veniva. Ha detto, sì, 108 mi. Un traversale in su, sono a passare la corda. Io per giri sti brighi che sono anche al valser. La sera sono passato oltre Udine. Sono andato dal il suo attendente, che è il capitano lì, il suo attendente che l'abitava lì. Allora sono andato lì, che era una casina, era una casina. Non dormire, da stare a parte, non che sia tu occhi che sta. E la mattina vede il capo, vede il capitano e dice, ragazzi, dice, scrivi che chi vuole andare a prendere la sua cosa via, e mi ha dato 1000 lire ciascuno, che se tu occhi c'era me, adesso è preciso, è andato a dire i vostri...
Dove che volete fate, non poca parola. E sono una via, mi ho sai gli E tendo se nato in due? Beh, io faccio, ma cambia fare, adesso si vede no. Portevo lì, sono lei sempre sul Priuli, dopo Udine. Lei sono la prima roba che fa, sono fuori. Da strada battito. Sono fuori da così. Sono fuori da loro perché era cominciato a essere lì. Tedesco. Non c'è poi la ferrovia, sono andato. Sono andato avanti, non so, sicuramente sì, un chilometro, che non trovo una casina, che in certo modo mi sono cambiato, perché un po' le strasche mi hanno dato, no, sono cambiato perché fino alle scarpe. Ma si vesti da civili? Sì, sì, vesti da strasù. E 12 giorni sono venuto a casa, con tutte le cose. Le licenze? No, di marcia. Ma il 2 SD? Sei lì a che dopo 2 SD? Sono ai turni. E dopo i turni che fa? Era la corriera, e una vecchia, invece come la descritti che la mattina si è imparata fino a fine vestito, che era il tedesco, però la mia guardagna, che è la mia, perché lei fu una fine vestito. La vestuta mi si trova una urla, mi fa un po' piacere, era una bicicletta che era tutta molto ferro. Ah, sono meglio fino a fare la bicicletta, era meglio, la trovavo io da ricomassare, la più vicina che lei era andata per la Francia. Non ti sei arrivato la bicicletta e sono finito da vestuta. Quando sei arrivato a casa, dopo cosa hai fatto? Che lei è una parola. A casa sono stato a casa. Finché non era pace, c'era a casa. E dopo sono andato. Quando che gli fero quel bando che di un tour del 44. No, per una bagoli, sono stato sul perdenese da una casina finché si è calmata le ore. Dopo sono stati i miei parenti venuti in lì a Sarre, dalla banda di là. Scusa, io. Sarre Saponè. Sarre, scusa. È arrivato il bando. Questo bando cosa diceva, cosa chiedeva? Che dovevate presentarvi in caserma? Come? Il bando che mi dici che è arrivato, che dopo sei andato a Bagolino. Questo bando cosa diceva? Che tu dovevi presentarti ai carabinieri, dovevi... Cos'è che dovevi fare? Il bando lo metti fuori sul... Ma che desiderio? Chi il bando? Chi è scritto? Desiderio che dovevamo presentarsi entro Taddeo, mia qui che... Invece te da se mi presentare? No, mia sono. C'era anche Calbianchi lì, c'erano tre o quattro, sono nascenti. Di quartì. Invece i quarti che sono Enzo, Lorenzo te conosce, perché era anche il Capieves, che era non Domenico. Era su H.G. Opera dal 24 nel parco adesso. Era c'era me, Enzo, lei, dopo che era pochi, stasera a Luigi, dopo era nella storia. Prova si scondisce. Ma se mi presentate, ma se mi presentate al carabinieri si inizia a Bagolì. E lei è Bagolì per quante si sta? Era prima di arrivare a Bagolì, dentro, per non so le varasse. E lei quante si sta? Adesso lo sto un mese, che non deve essere di primavera, che è un nostro... E mangiare che fai? Chi per mangiare? Per mangiare poi lo portarsi da casa. Mangiamo, lei gas, ma la vera. Se però io la portare, se mangiamo. La padre dice che lei. Lei era sopra una bestia, con una vacca, se lei. Se Pasqua. A mangiare il pesce. Allora che era. L'altra che era lei.
La polenta è portata, una volta via c'era mia sorella, un'altra volta e scalvegna gli si nota, portasse una volta da fare la pasta sotto. E bianchi e mezzo che sta lì, non so se era sta lì il mesco che le ha avuto, e l'altro mio socio, una sta sui abuni, prima di tutto perché lei era sotto il coso del Trentino, sì. Allora le sa, i cercani, anche i miei cercani erano partigiani e i fascisti. Allora, dalla banda di chi lei reato più tanti nel punto che dopo legato con la mia. Allora bianchi le nostre vita l'altra, la vita l'altra, a me sono sempre stato su le cerete, il resto era di fronte a quella baita che si trovava, la baita da di là, perché era il fiume, se non si trovava da qui. Lei che era in Italia, povera al tempo, povera tutto, dopo erano me più zitti che erano lì. E lei si sta lì un mese, Aurelio? Anche lui scappò, Si sta lì un mese? Ah, di più di un mese. Quattro. Dopo sono venuto a casa, quando era, no, perché salve che le cerette, sì. Ricco Massimo. Passando Ricco Massimo, venuto, ranciamo il fiume, e venire qui a casa. Io che venivo su dal putto, mi andavo dalla strada, sempre la mia strada, perché la lettera era sempre il fiume, era in che. Sai che magari era staccata di mese, non era lei. Tanto che era mio movimento di fascisti, i tedeschi, perché i tedeschi che venivano mai... due volte al caffè. A fare anche le retrate, le idee della ma non è mai venuto nessuno a cercarti a casa? Che è stato il bando, che mai nessuno ha cercato a casa? Ti sei venuto di là, quando ti sei venuto, dopo che hai fatto chi? Che? Quando ti ho fatto il bando, te ti sei stato qualche mese là, finì quel periodo che hai fatto chi? Sei venuto? No, no, sei sempre venuto, sempre... Per modo di dire, sono sempre restato qui, però che quando che era il movimento, no, c'è anche via Nancy. Perché, non so, anche una volta si fanno frate, che non ancora tagliamo, non fanno, tra l'altro che era la passerella, e delle volte traversavamo il fiume quando era piano, però passavamo mai da che non ancora, il paese dello Dru, potrei essere su montagna lei e mi dice bene perché dopo era la strada che faceva Ricco Massimo, a poi Ricco Massimo era Cereto, ma un po' dello Dru, ma sempre lì, sempre sotto. Dopo sei tornato a casa quando hai finito il periodo che gli finì la guerra, gli era già finita la guerra lì? Finita la guerra, ma io tanti lavori che dopo mi resti così libero che ha fatto. Quando c'era anche io, sempre stato per l'Asca. Sì, però, è un partigiano? No, era patriota, perché ci serve la barana e... Questa che? Non ho mai venuto essere di partigiani, perché per il mio motivo, infatti non è piacere mia. Niente, se venite a casa, finita la guerra, basta. Ah, si è andato in Russia per fruttino, te mi fa la mia. Io tante della guerra con vita un po' di lavoro che, perché quando la perlasca dopo il gara cosa, sono su in centrale, prima di tutto sta su in centrale, sta su una settimana, non si può essere sdempati. Quando era in Anzi, in Tuvesco, perché lavoro dopo dalla centrale, nello stesso posto, ma lì al put, che dice di avere i manzoni, lì che era su, il Barbel, che diceva il Barbel, che fa una celleria su lì, però lì stava solo, dopo un altro posto lì, c'era un compagno di guardia lì al punto. Ecco, le chiacchiere volevo domandare, in centrale Aurelio, tu facevi la guardia e di là di guardia la centrale? Sì, sono stato su. Perché avevate paura che i tedeschi durante la ritirata facessero qualcosa. Ma però dopo
che mi fanno è. Se lo ha il leader che se era per l'asca, però sta lì quale che è perché è che no, da... però vuol dire pure se si era centrato che dire pure che ancora che nasce fa il lavoro ma che se butto fa saltare perché adesso viene comodo praticamente prima in nasce poi viene in naso una roccia che si da una stradina dalla grotta. Ora presto, anche da parte di là, già sul Trentino, e tra il Salfio, e poi via a saltare anche la centrale. Perché la centrale la ghisa già allora, la centrale elettrica c'era già allora. La centrale lì, sì. È una delle più vecchie che ha fatto. Mio, sento che la domanda. La centrale lì ha fatto 100 anni. Adesso l'ha modernata e ha fatto un'altra. Prima era che a Montesuelo, c'è l'acqua lei, con le turbine che ne sono le ha fatto la galleria e c'è l'acqua con Val d'Oris. E fa con la galleria perché che la condotta forzata era però l'altra la che sempre, anche quella che era prima. Che avanzava, l'acqua che avanzava lì. Allora, tu hai finito la guerra, hai fatto questo periodo a casa, poi sei andato a Bavolino, poi durante la ritirata dei tedeschi sei tornato, andavi a venire sempre a Bavolino, però sei tornato e hai fatto un po' di guardia alla centrale e un po' al ponte che mi dicevi prima. Che a parte guarda lì alla centrale, però erano i partigiani. No, non erano i partigiani. Erano i scaldini. Che ma sempre per l'asca, la stessa, la fiamma verde che era. Ma ascoltami una cosa, volevo chiederti, quando i tedeschi si sono ritirati, tanti sono passati per il ponte del Caffaro, non hanno mai fatto danni qua a Ponte Caffaro, hanno fatto su guardia? Da danni non mi ha fatto, però ricordo gli ultimi giorni quando poi gli ha fermato, prima arrivava la nosa che gli ha fermato tutta la colonna lì, tutto. Ma che resta, anche gli altri sono in grande che, no? E che una volta c'erano gli ultimi momenti, c'erano che a Castiglione. Una sera passava Pippo e era già l'ordine. Pippo era l'aereo che bombardava, giusto? Sì. Perché mi te ci sa chi è Pippo? Ecco, passava l'aereo che ha fatto. Potete passare in su da lavoro, quando che lei che ponte al lac, non lo so tutti il bengala, dopo che era l'ordine, non è preciso, non ho l'immagine sai, ma che era Scalvini, era già a contatto con la perlasca, e così a mettere un'altra aerea al lac. Deve fare un'altra guerra. Ormai era finita la guerra, adesso è una via che quattro che era, perché dopo che se tedeschi del ritirato che era la mia tazza, sono appannato in notte che dormire. Ma quello che mi ha fatto dire danni. Dopo che è finita la guerra, i tedeschi durante la ritirata danni non ne hanno fatti. Non hanno fatto saltare niente, è quello che intendo, non hanno... No, lei ha fatto il coro, che quando che, come si dice, una retrata, che ha saputo quattro, mi sa che era quattro artigiani, e a Portavera, che anzi, era che... Adesso lui era... Che aveva la laurea della fiamma verde del coro. Era già segnato, era già segnato che le lecchie. Le venivano la notte per zappare, portare via.
è la roba che c'è su da me. E li ha portati via, che hai fatti? No, da mia, è la mia trovata. Ah, la trovata sua fratello. E la trovata sua fratello e la porta a Brescia. Caserma. Sì, per giù, adesso se non ancora sotto il depo. Allora dopo l'hai venita a casa? Ma tanti, era sotto l'otto che era fatta la rappresaria, lei che la portava a Brescia. Era anche Scalvini, che era la U. Però Scalvini la mia trovata e la portata lì al fiore. Fiore che sta solo a Calle una settimana, ok? E me le ha fotografie però. Poi io tornai tu a casa, io vieni a casa tu. Sì. Almeno. No, che la mia arrestazione insegnante. No, non c'è mai arrestazione. Quasi la stessa con Germania, che è venuto qua. Che vedi. Andate al ballo tu, io resto in Russia. E l'altro cade che ha un nome. Giovanina, sì. Quando resta in Germania. Allora, che finì la guerra e i tedeschi si sono ritirati tutti. E che, come dire, la vita finita la guerra, Aurelio? La vita finita la guerra, come è stata? Ma era una bottega, mio papà. E lì una bottega tuo padre? Fa un manescalco, infatti. Fabbro manescalco, perché... Ah, perché anche te, quando ti sei partito in militare, fate anche te manescalco? Era già un manescalco. Perché ti sei esaguo a fare? Era già un manescalco. Sei tornato finita la guerra? La guerra contestò, finché ha trovato la lei. Che sei mia contenta di l'ha trovato? Non so che quattetto che lei che ho trovato la lei. Facciamo te. Mi dice lei. Domenica abbiamo fatto i 62 anni. Di matrimonio? Ma la conoscenza prima? Non è già bruse? No. Prima della guerra. Sì, che io non sai come ho fatto a trovare la lei. Era... Ma l'hai fatto a trovare, dimmi. Vorrei che spiego un po'. Ecco, spiega, che mi tanto spiego. Quando io torno Andrei, che è dalla Russia, sì. E andiamo a Coso. La lampada non mi ha cambiato. Gli ha cambiato faccia. Mi ha cambiato faccia. Dopo gli venni che era qua che torna Andrea dalla Russia, ok? Dopo non era molto che era pure. Non tre o quattro. Non altre, né a bianchi, perché né a bianchi sempre stanno insieme. Sono partiti da Gorizia, ma senza permesso, senza licenza, senza niente. E non a casa, siamo tornati a fare il treno, mi sono preso un mio, poi c'è fatto il treno, ok, sono rientrato. E facevate due notte, lì veniva a pignare, perché non c'era più sei in casero, c'era un distaccamento fuori lì. E sono mica che a casa, che a casa, che non a casa, ma tu non andrei, sta che te, ma te sono... Era la corriera, che c'è Manuel. Palacini. Sì, al punto di Palacini, si fermava lì alla corriera, molto se tu, non so se ne su, ehi tu. Se c'era sette volte, tra un'altra che era via, e che sta, che era che sono fino a Sant'Antone. Sant'Antone, sì. E tu non andrei a te. E un'altra sono a finire a Gorizia, fuori sulla mattina, attraverso il muro. Ma come hai fatto con un sottofurno? Come hai fatto con un sottofurno? A me mi interessa che è. Adesso veniamo a nocciolo. Quando sono partito, lei, i miei amici, era solo a Corriero. Ah, io so pure? E l'hanno preso. E la Brexa a server. E no, te la era Angelo Panseri, che era Cumì,
un uomo che era, che praticamente licenza è quello di Roma. E mi accompagnava piccolo e dopo hai detto non andrei a pe. E mi sono fatto compagnia a lui. Ah! Fino adesso. Piacete la sua madre. Digli. E dopo sei tornata, se finì la guerra te l'hai conosciuta, te sei sposata a Sigle? No. Dal 46. Ah, un po' veloce. Fatto quando eravamo in guerra, sì. Se erano... Molto poco non mi senti anche me a parlare. No, comunque dopo smorse. Tu non andavi a guerra, va bene, te ne hai tamoruse, e di Laura che fai chi? Che fai chi che è puncato? Dai, cai! No, sei come papà. Ti sempre fa che di mestiere? No, ehi. Ho fatto il giro vago, sono appena 20 anni a Torino, non è? Ma sì, ma venite a quanto funno a Turì? Tutta la famiglia. Che ti ha abitato in Turì, allora? Hai abitato a Torino? Sì. Dal 60 all'80 sono abitato a Torino, 20 anni. Lavoravi la Fiat? Il papà e lei non parlava la Fiat. Se ne avvia perché chi non mi lavorava? Lavorava che era cacchè, ma se era sempre quelle imprese che ti stai 6 mesi, 3 mesi, 2 mesi, dopo finì la lavora e sempre a casa, erano due i figli. E che a scuola, perché fino a lì sempre allora pensavo, un troppo posto, infatti sono andato a Torino per venire. Sei stato là 20 anni? 20 anni. Sei partito quando? Quando sei andato a lavorare? 60. Da 60 sei tornato nell'80? 80. E sono venuto perché sono in pensione. E te sei venuto, che venivi che nelle ferie? Quando eri nelle ferie venivi qua a casa? Sì, venivi che... Poco il tempo, perché dopo... Mi anche lavorato. Ho fatto una macchina, la mia mamma era con la macchina, però non era mia tanto l'alunno. Questa casa era, sempre... Prima di tutto, questa fabbrica lei sempre in manutenzione. E allora la mia tappa, perché era delle 8 che ti fanno, allora tappa notte. Ho sempre fatto manutenzione, non ho mai fatto il turni, dei fortuni. Sempre fa la giornata. Sempre la giornata. E dopo, questa casa è sempre stata tua? O quella casa qua è sempre stata questa tua? Questa casa era la casa di casa, di famiglia. Era te l'estata a te? No, erano 6 fratelli, 3 fratelli e 3 sorelle. 3 e che e 3 nell'altra casa. Ma allora è grande sto casa. Eh? È grande sto casa. Quanto quarto meglio di qua? Tre piani. Tre piani che? Tre piani e l'altra era sulla bottega. La bottega che più ne è? La bottega mi ha fatto mio fratello a fabbrica. Capanura, Calcalena. Sei tornato negli anni 80 e eri in pensione, che fa penente. Che? Che gli è un tot di terra, gli è frutta, gli è due animali. Che fa penente dall'80 adesso. Un pezzale di patate. Sei morto. Sì, che un tocco di oro. Questo è del te. Di oro che non sempre resta che. Sì, dopo un po', quando si era più giovane, andava con suo papà e lui era morto, ma poca roba, sempre stato più che altro che a casa, infatti, no? Ma adesso che chi vuoi per far passare te? Per fare passare la giornata, cosa fai oggi? L'orto. Basta, ma adesso l'orto che ti puoi mettere? Ma adesso l'orto che ti puoi mettere? No, ma che era un bel toccello da lavorare. Detto una volta ogni tanto fa un giro in questo. La salita che? Che mio posto non fa una partita a carte per un mese. Non mi è mai piaciuto. E poi se la farai in non mi è mai piaciuto perché anche a Torino Laura è casa, basta, okay? Perché lei che sono una via da Torino che mi piaceva mio.
Era strettamente staccato, era giornata, era lunga, c'era il codo del posto, guardate che gira, le macchine. Vabbè, però sei tornata qua. Però te sei tornata a casa. Io ci stavo a casa perché era differente, rifatta un po', non perché avevamo con i soffitti e cose, avevamo delle legne. Ti è piaciuta la donata che hanno fatto a Pontecafero? La donata qui che ho fatto a Pontecafero? Dei alpini, mi è stata bella? Ah, se è bella. Sei venita alle cerimonie? Prima ho messo il lavoro perché si era vecchio. Ah, hai fatto il calendario? No, che è la fotografia? Ah, hai fatto... Ecco, la vedo l'opera. Ma se ne è risolto la... di quel punto è sulla campionetta. Stava bello. Penso di sicuro quando mi fumo in ferie. Quando mi fumo sono partito a venire a sera, sono andato all'albergo, là... Due che c'è, sono vedete nell'A. Sono in su venerdì, sono andato a casa. Buona! Posso spegnere? Ma è ancora qualcosa lì, mio figlio. E da voi, quanto è che sta? E se io sono quella campionetta che... Vedete il palmo di quel... che fa il palmo. Ah, questo è le che ha suonato il... Che è che fa il pa? Sì. Capelli. Capelli, sì. Spegniamo? Spegni.